Molti pensano che la cattedrale di Siracusa sia intitolata a Santa Lucia. In realtà, quando il tempio greco venne inglobato all'interno della chiesa bizantina, fu consacrato alla Vergine Maria e accolse al suo interno un'opera che rappresenta la Madonna con in braccio il bambino, la Madonna del Piliere. La Madonna del Piliere, questo nome deriva probabilmente dallo spagnolo pilar, che significa pilastro, perché all'epoca era usuale posizionare le icone sulle colonne. In particolare in queste immagini troviamo la figura della Madre di Dio in posizione frontale, che regge in braccio Gesù Bambino, in posizione rigida. Se poi noi notiamo il volto di Gesù Bambino, vediamo che questo in realtà è il volto di un adulto, anche un po' stempiato dalle sembianze severe, perché non rappresenta un infante, ma rappresenta il Dio Signore già consapevole del proprio destino.